io chiedo appunto al dottor Gianmaria Amato, direttore centrale mercato, di poter essere qui con noi a nome appunto di Banca Patavia. Grazie. Ringrazio io voi, quindi ringrazio sicuramente il Consiglio regionale, grazie Sindaco delle parole spese. Quindi io veramente mi limito a un grazie, perché come Banca di Credito Cooperativo è nello statuto l'essere vicini ai territori e tra l'altro con il Clodiense, insomma, ci lega una tradizione, una storia veramente che da sempre ha fatto nascere il credito cooperativo di Piove di Sacco, Orea e BCC Patavina, e quindi insomma contiamo di continuare in questo percorso. Tra l'altro, e chiudo velocemente, il tema delle associazioni, del volontariato, sono scritte in uno statuto di una banca di credito cooperativo, quindi forse non è così conosciuto questo aspetto. Siamo sì banca, ma soprattutto siamo banca di credito cooperativo. Quindi ecco, ancora grazie per l'opportunità e contiamo, insomma, il numero 84 fa impressione vederlo scritto e quindi ecco, confermiamo la nostra presenza, la nostra vicinanza per tante nuove avventure. Grazie a tutti. Grazie a voi, voglio mettere parola adesso agli stendisti. Chi vuole, li chiamo io, chi vuole venire, ben lieto. Ecco. Facciamo un mare di bellezza, Sciavica e Asiciao, e poi c'è Londa e la Proloco. E poi Gianluca. Ovviamente dopo la tua parola anche al Proloco, ma vai, dopo un attimo la parola agli stendisti. Buongiorno a tutti, grazie mille, non so se mi sentite. Sì, sì, sì. Io sono Alessia Zennaro della Cooperativa Sociale Titoli Minori, una delle tre cooperative che rappresentano un mare di bellezza. Cos'è un mare di bellezza? È una scommessa, direi vinta, che ci ha dato ragione lo scorso anno, che racchiude al suo interno due cooperative sociali e l'OP Fasolari, che è un'altra cooperativa sociale che si occupa della produzione di questo meraviglioso mollusco che è proprio il fasolaro, che negli ultimi anni fortunatamente insomma ha preso e si è preso insomma tutto l'onore che merita. E sarà celebrato sicuramente il fasolaro, e quindi al centro di quella che è la parte più gastronomica ci sarà il fasolaro in tutte le sue forme, e sia nello stand che abbiamo l'onore di avere insomma sotto il palazzo comunale, ma anche appunto nella cicchetteria, che anche l'anno scorso è stata una bella insomma iniziativa che abbiamo visto essere molto fresca e giovane insomma e apprezzata dai ragazzi. Ma si celebrerà soprattutto quello che è il progetto sociale di questa unione di intenti. Per noi un mare di bellezza rappresenta inclusione piena, perché noi siamo educatori professionali e siamo psicologi, ma all'occorrenza siamo camerieri che servono ai tavoli insieme alle persone con disabilità che ogni giorno accompagniamo, e per noi questa cosa è importantissima. Il lavoro e il rendersi utili delle persone con disabilità per noi insomma è il fulcro e il senso del nostro fare quotidiano. Con noi ci sono tantissimi ragazzi, quindi ci sono tutti i giovani, e vedere questo esercito di ragazzi, di volontari che mettono tutta questa passione, questo impegno per perseguire tutti insieme un fine ultimo in questa progettualità, per noi è veramente importantissimo. Quindi noi siamo pronti, carichi, è vero che è un grande impegno, anche una grande responsabilità. Siamo orgogliosi di essere presenti e auguro buon lavoro a tutti i colleghi stendisti. Ringrazio il sindaco Armelao per la fiducia e ovviamente grazie a tutti per avermi dato la possibilità di raccontare in poche parole ciò che è un mare di bellezza. Vi aspettiamo. Grazie.